terza giornata al Festival di Roma, una giornata piuttosto piovosa, tant'è vero che il nostro diario lo stiamo facendo dall'interno dell'auditorium. Questa mattina abbiamo visto Stalingrad 3D, un corsa russo di proporzioni epiche, con degli effetti speciali e dei set incredibili. Abbiamo intervistato il regista, il produttore e il cast. In seguito abbiamo anche incontrato i Manetti Bros, che presentano qui al Festival di Roma il loro ultimo film, Songhe Napule, che è un film che tratta, è un poliziesco commedia legato un po' ai poliziotteschi del passato italiano, un film che è legato anche alla scena neomelodica napoletana, e di questa video intervista adesso vi faremo vedere un po'. Io penso che l'Italia è un paese in crisi profonda, culturale, c'è un'ignoranza, perché la cultura la si tocca solo, non so come dirti, come un argomento sacro, e quindi gli autori italiani spesso hanno un certo approccio al cinema, hanno dimenticato che questo che chiamano genere, che poi non è neanche la parola giusta, è quello di cui è fatta tutta la grande storia della letteratura, la grande storia dell'arte. Oggi al festival è anche il giorno del film Her di Spike Jonze con Joaquin Phoenix. L'attore interpreta un personaggio che si innamora in un futuro non molto lontano di una voce telefonica interpretata senza corpo sullo schermo da Scarlett Johansson. Qui a Roma sono venuti oggi in conferenza stampa Joaquin Phoenix, il regista Spike Jonze e l'etera Rooney Mara. È stato molto divertente perché Phoenix ha fatto uno show nello show, non rispondendo alle domande dei giornalisti e intrattenendo tutto il pubblico con la sua personalità decisamente eccentrica. Per oggi è tutto, continuate a seguirci su film.it, noi andiamo avanti raccontandovi il meglio del festival.